sicuramente il linfoma di Hodgkin è una malattia dal punto di vista epidemiologico che colpisce prevalentemente i giovani, anche se normalmente ci viene insegnato che è una malattia che si presenta sia in una fascia giovanile fra i 15 e i 30 anni, ma anche in una fascia di persone più anziane, oltre i 65 anni. Sono due picchi epidemiologicamente parlando. Comunque sostanzialmente è una malattia dei giovani che ha quindi un impatto importante dal punto di vista sociale, in quanto colpisce persone in età scolastica o appena entrati nel mondo del lavoro, quindi sicuramente un dato molto importante da questo punto di vista. Allora, in realtà la terapia del linfoma di Hodgkin è una terapia antica, nel senso che è un trattamento che noi usiamo già da tanti anni, dalla fine degli anni 70, metà anni 80, è uno schema di polichemioterapia, cioè che associa fondamentalmente quattro farmaci, quattro chemioterapici, è uno schema orgoglio, fra virgolette, dell'italiano, perché è nato in Italia, si chiama ABVD, che sono le sigle, le iniziali dei quattro farmaci che appunto vengono utilizzati. Originariamente l'Hodgkin era una malattia che curavamo soltanto con la radioterapia, con ottimi risultati in alcune situazioni, ma ovviamente limitate appunto a malattie molto ridotte come quantità di malattia, molto limitate nella loro diffusione. Le malattie più diffuse avevano più difficoltà nell'essere curate con la radioterapia, ed ecco che l'avvento appunto della chemioterapia migliorò in maniera molto importante la prognosi dei nostri pazienti, tant'è che con questo tipo di trattamento la BVD, come dicevo prima, si ottengono risultati veramente eccezionali, con guarigioni, che è un termine che noi cerchiamo sempre di non utilizzare quotidianamente nella nostra attività. Noi preferiamo parlare di remissione completa. Comunque l'ottenimento di remissioni complete, che poi se si mantengono naturalmente diventano delle vere e proprie guarigioni, si parla di 80-85% di possibilità di risolvere il problema. Quindi una malattia certamente molto importante, ma con tantissime possibilità di soluzione. Come vi dicevo, l'80-85% dei pazienti affetti da questa malattia guariscono, fra virgolette, con i trattamenti standard, con fondamentalmente l'associazione polichemioterapica di cui parlavo prima. Una quota non indifferente risponde meno al trattamento o addirittura non risponde. Negli ultimi anni, negli ultimi 7-8 anni, sono arrivati sullo scenario terapeutico del linfoma di Hodgkin alcuni farmaci veramente innovativi. Sto parlando fondamentalmente di alcuni anticorpi monoclonali, uno in particolare è un anticorpo monoclonale cosiddetto coniugato, perché insieme all'anticorpo è presente una tossina che agisce sulle cellule che l'anticorpo lega, naturalmente, che si chiama brentuximab vedotin, e gli altri sono degli anticorpi che hanno un effetto su un meccanismo di inibizione, diciamo così, inibizione dell'immunità cellulo-mediata del paziente. In poche parole, è come se la malattia si nascondesse al sistema immunitario del paziente, e questi anticorpi servono a risvegliare il sistema immunitario del paziente, a fargli nuovamente riconoscere le cellule malate. E sono anticorpi cosiddetti anticorpi anti-PD1 o anti-PD1, che hanno veramente modificato la storia naturale dei pazienti che non rispondono o hanno scarsamente risposto alla chemioterapia. Tant'è che uno di questi anticorpi, ad esempio, viene utilizzato negli stadi avanzati di malattia in associazione all'AVD, cioè a tre chemioterapici, brentuximab, vedotin più AVD, che viene utilizzato appunto negli stadi quarti, e ci sono delle ottime prospettive nel prossimo futuro di utilizzo degli anticorpi anti-PD1
in prima linea in associazione sempre alla chemioterapia, recentissimamente nel convegno di Lugano, dove fondamentalmente si parla di linfomi, un mese fa sono stati riportati dei risultati eccellenti da parte del gruppo americano dell'associazione di anticorpi anti-PD-1 più AVT, con risultati addirittura migliorativi rispetto a BV più AVT. Ma venendo in particolare e brevemente agli articoli che poi riuscirete a valutare e a leggere, si parla in quel caso di utilizzo di questi nuovi farmaci nei pazienti che non hanno risposto alla terapia standard, quindi in seconda linea o in terza linea, o in pazienti che hanno fatto una terapia di salvataggio con il trapianto autologo e a seguito del trapianto autologo, per ridurre il rischio di recidiva, l'utilizzo di questi farmaci può permettere appunto un miglioramento di quella che noi chiamiamo la sopravvivenza libera da malattia, riducendo appunto il rischio di recidiva. Quindi prospettive veramente molto molto positive nei pazienti che non hanno risposto ai trattamenti standard, quindi o in recidiva, in seconda o in terza recidiva, ma anche prospettive veramente molto importanti in fasi più precoci, che non è l'argomento dei quattro articoli che andrete successivamente a leggere, ma che comunque è un altro dei punti importanti nel panorama nuovo della cura del linfoma di Hodgkin.